Allora, man mano che arrivano i nostri portavoce, ovviamente li facciamo parlare, la scaletta è saltata perché ovviamente gli imprevisti sono della diretta. Allora, quindi a questo punto io invito la nostra senatrice Paola Taverna. Grazie, buonasera. Mazza che impianto. È una delle prime volte che parlo, che si sente, che si vede. No, perché siamo on the road, come diceva il presentatore che non rammento il nome, stiamo venendo alla spicciolata perché siamo sparsi su tutto il territorio, continuando a parlare, a dire, a raccontare che cosa accade. Un anno. Signore, è passato solamente un anno. Un anno da quando abbiamo dato una spallata seria a quelle che sono le istituzioni. Ecco, devo salire sopra. Credetemi, io ogni volta che vado in qualche posto non mi preparo nulla, perché mi piace guardare la gente, perché vado in situazioni dove trovo 10 persone. Oggi qui c'è una piazza anche importante, cioè è difficile smuovere gli italiani e dirgli di venire ad ascoltare e anche a parlare. Io se oggi c'è qualcuno che ha voglia anche di fare delle domande, di contestarci. Io spero sempre che in queste piazze, oltre a chi ha già votato il Movimento 5 Stelle, ci sia chi non l'ha votato, chi ha votato qualcos'altro e che oggi si fa un esame di coscienza e si domanda: Dio, che cosa ho votato? Perché è vero che noi facciamo informazione, che noi veniamo a dirmi che cosa sta accadendo, che noi vi raccontiamo quello che facciamo nelle istituzioni, però la cosa che mi lascia un po' sorpresa è chiedermi come mai alcune persone ancora non capiscono che siamo in un paese che sta in ginocchio e siamo in un paese dove per 30 anni ognuno di noi, e io vorrei che ci guardassimo un attimino in faccia perché non vedo tanti diciottenni che non si possono assumere nessuna colpa, devono ancora votare, ma vedo persone che hanno già una certa età e che quindi un minimo di responsabilità, perché oggi questo nostro paese è così. Forse è il caso che cominciamo a prendercela io per prima. Io ho 45 anni, sono il prodotto del berlusconismo. Sono quella che a 20 anni credeva che si poteva fare tutto. Lavoravo, mi facevo una famiglia, mi compravo casa, avevo la macchina, ma io non è che volevo di più, però questo sia chiaro, cioè non è che io a 20 anni pensavo che a 45 andavo a fare la senatrice, come fanno tutti coloro che poi si trovano all'interno delle nostre istituzioni, che fanno la gavetta, stanno dentro le sedi e imparano a fare il contrattino con le persone. Io mi ricordo un amico che fu eletto con l'UDC, che mi parlava di Mastella e mi diceva che a Mastella ogni volta che ti avvicinavi la prima cosa che ti diceva è che ti serve, ve lo giuro. Che ti serve? Così è la politica, che ti serve? Ti serve che tuo figlio ti vada al lavoro? Ti serve che anticipiamo la pensione di mamma? Ti serve che c'è bisogno di qualcosa? Che ti serve? E questo è il popolo italiano, signori, perché quando noi abbiamo al Senato parlato del 416-ter, della trattativa dello scambio politico elettorale mafioso, e sì, i politici hanno grande colpa, ma grande colpa ce l'ha pure il popolo italiano, perché un po' mafiosi lo siamo tutti, perché la strada più semplice ci ha fatto comodo per 30 anni. È finito. Non vi possono, tutto quello che vi promettono non ve lo possono dare. Le partecipate solamente a Roma, 62.000 dipendenti, sono comune. Per tre partecipate a Roma ci abbiamo tanti dipendenti quanti sono un comune. Di questi qui, Aprilia fa 70.000 abitanti e c'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa che non mi torna perché io ci sono entrata negli uffici del Codral, negli uffici degli amministrativi, dove c'erano quattro scrivanie e si passavano un foglietto di carta l'uno con l'altro. Ho parlato con Marcello Di Vito che mi dice che l'ATAC, che dovrebbe fare trasporti, ha qualcosa come 4.500 autisti e ha qualcosa come 12.000 amministrativi. Allora tu mi devi dire l'ATAC. Se mi devi trasportare, forse a me mi servono gli autisti, non mi servono gli amministrativi, perché sono cose banali, sono cose piccole, però a nessuno di noi fa piacere andare a staffare il mazzo quando vai a lavorare, io lo capisco. Però è anche vero che se noi avessimo una paga oraria dignitosa, qualunque lavoro è dignitoso, signori, qualunque lavoro, anche andare a fare le faccende a casa di un'altra persona.
Io quando facevo la mamma, quando facevo l'impiegata, sapeste che soddisfazione mi dava tornare a casa, quando tornava mio marito, fargli trovare casa pulita. E se io dovessi, come sarà, fra due mandati, tornare a casa, a me non mi importa il lavoro che faccio. Dice bene Beppe, la vita non è il lavoro, la vita è, purtroppo oggi è il reddito, è la possibilità di vivere dignitosamente, si vive dignitosamente qualunque lavoro tu stai facendo. È normale che se poi il nostro ministro del lavoro, Poletti, ha le sue cooperative rosse che danno lavoro a 2,50 euro all'ora, e forse qualche domanda ce la dobbiamo fare. Se il nostro Presidente del Consiglio, mai eletto, si permette di fare un provvedimento per il rilancio del lavoro, rimodulando quelli che sono i contratti, precarizzando all'infinito, e forse non ha capito che non ci famo niente coi contratti se non c'è nessuno che ci assume, allora c'è qualcosa che non torna. E qualcosa che non torna sta nel fatto che ogni volta che noi siamo stati messi davanti a una scelta, abbiamo sempre fatto la scelta più semplice. Io mi domando come mai alle nazionali il Movimento 5 Stelle prendeva il 25%, però sulle amministrative prendeva il 12%, perché ancora quel tarlo maledetto che ci spinge a credere che se conosci l'amico dell'amico la storia è più semplice, ce l'abbiamo dentro. Io vi posso raccontare mille volte all'interno di quelle istituzioni, quando guardavamo le persone ci rendevamo conto che so veramente poca cosa. Io sono entrata con grande umiltà, perché d'altronde, cioè, se la prima volta ti avvicini alla politica, non c'hai questa laurea in giurisprudenza, non sei il magistrato, non sei l'industriale, non sei un cazzo in questa vita, non ci hanno fatto mai essere niente. Sì, e sapete che sono... è vero, io ho avuto Gasparri che mi ha detto che il Senato aveva diritto ad essere soppresso solo perché dentro c'era gente come me, cioè che fai Gasparri, gente come me, ma ben felice di non essere come lui, questo sicuramente. E mi ha detto in modo molto carino, perché poi mo è nato questa antipatia, quindi lui ogni volta che entra io mi tiro su e gli leggo la mozione di sfiducia perché si è rubato 600.000 euro dal partito per fare assicurazione privata per lui e per la moglie, e io ho detto guarda che non è che si può fare. Quindi per quello che ci riguarda come Movimento 5 Stelle, quanto minimo non dovresti più essere vicepresidente del Senato. Quindi è nata questa simpatia tra me e lui, ogni tanto quando riesco a incrociarlo sta a guardare, lo guardo negli occhi. E ha detto, perché tu sei, rivolgendosi a me, il nulla, vieni dal nulla e nel nulla tornerai. Signori, è vero, noi siamo 9 milioni di nulla, ci sono 1300 persone, perché non dimentichiamoci i numeri, non dimentichiamo nulla, non dimentichiamo niente, ogni giorno, non scordatevi di questo anno, non scordatevi di che cosa è successo, delle larghe intese, non scordatevi che Berlusconi sta a casa perché abbiamo chiesto il voto palese e perché abbiamo messo il PD con le spalle al muro. Non dimenticate le battaglie che abbiamo fatto per i 7,5 miliardi, non dimenticate l'acquisto degli F-35, non dimenticate mai che prima era Letta, hashtag stai sereno. Signori, adesso se uno gli dici sta sereno si gratta, ma vi rendete conto questi chi sono? Ma è così, se sono dati le pugnalate tra di loro, e che pensate che se fanno qualche scrupolo a pugnalarvi alle spalle? E allora arriva Renzi e ti dice che ha fatto la prima riforma, la legge elettorale. Quanto è passato? 2 mesi? Su tutti i giornali. Se poteva più campare se facevano la legge elettorale. Tutti, dovremmo fare la legge elettorale, perché questo paese è senza legge elettorale, perché c'è bisogno della legge elettorale. La legge elettorale dobbiamo ascoltare tutti, se sono sentiti in due. Si è sentito Renzi con Berlusconi, dovevamo sentire tutti. Si sono messi lì, hanno fatto la legge elettorale perfetta, l'Italicum. Come hanno visto che forse il Movimento 5 Stelle era il secondo partito, Berlusconi ha detto secondo me sta legge non mi va tanto bene. Quando hanno capito che il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia, non si possono più nascondere, signori, non si possono nascondere. Come hanno capito questo? Pure Renzi ha detto, ma sa che l'Italicum non ci va più bene, vabbè, tanto non ci andava bene manco a noi, mettiamo da parte l'Italicum, allora facciamo le revisioni costituzionali, cambiamo la nostra forma di Stato, facciamo un Senato di eletti, di nominati, noi volevamo di eletti, di nominati. E che te nomini? Me nomino i presidenti delle regioni e me nomino i sindaci, e te chi so? So tutti del PD. Non solo,
Ma a parte l'assurdità di togliere la democrazia, di togliere la possibilità di scegliere chi voglio là dentro, di poter dire una volta, una parola, ci hanno lasciato quello, ci hanno lasciato una X. Tutto quello che possediamo è una X. Non so se questa cosa risulta chiara. Ma sono anche cretini. Questi vanno a fare un Senato dove all'interno ci sono i presidenti di regione, fermo restando che se crolla una regione e cambia il presidente, tu me devi cambiare il membro del Senato. E allora le maggioranze? Questi se giocano le maggioranze come gli fa più comodo. E poi facciamo un governo forte, un governo che non ha bisogno di niente. Signori, esistono tre poteri nella nostra democrazia finché rimarrà tale. Uno è il potere legislativo, uno è l'esecutivo e uno è il giudiziario. Il giudiziario, per quello che speriamo, rimanga integro e senza compromessi. Il potere legislativo assegnato al Parlamento ci consente di avere una democrazia, perché il Parlamento dovrebbe essere espressione del popolo, e l'esecutivo, il governo, dovrebbe fare quello che gli dice il popolo. Invece no, hanno deciso che il governo fa quel cazzo che gli pare, e se al governo ci va Renzi e quello che gli pare è quello che ci sta proponendo, io un po' di paura me la metterei. E allora quanto ci abbiamo di tempo per cambiare le nostre cose? Noi abbiamo votato al Senato contro la responsabilità civile dei magistrati, qualcuno ci ha anche criticato. È vero, noi pensiamo che la responsabilità civile deve essere in capo allo Stato, fermo restando che dovrebbe essere un altro Stato che non ci spaventi. Noi siamo costantemente in difesa, ci dobbiamo difendere, perché questo è uno Stato dove il nostro Presidente della Repubblica ha deciso, dopo essere stato rieletto, di far distruggere le intercettazioni nella trattativa Stato-mafia, e questa cosa a me non fa dormire sonni tranquilli. Noi siamo quelli che si devono difendere dalle scelte improponibili che vengono proposte ogni giorno come se fossero la salvezza della patria, e invece non sono assolutamente nulla. Non sono assolutamente nulla, signori, non esistono. Non esistono, il Job Act non esiste. Il Job Act sono 5 articoli. Noi l'abbiamo preso in giro, lo chiamiamo 7 kg in 7 giorni. Allora voi spiegatemi una cosa: se era così facile risolvere il problema del lavoro, o sono stati coglioni questi per 20 anni, o ci sta più a per culo Renzi adesso. Perché con 5 articoli tu che cosa hai risolto? Che cosa stai facendo? E ritornando, quando abbiamo votato contro la responsabilità civile dei magistrati, io mi sono fatta una domanda: ma perché nessuno chiede la responsabilità civile dei politici? Perché nessuno chiede la responsabilità civile di chi dopo 30 anni ha prodotto tutto questo? Perché non chiediamo la responsabilità civile di chi ha scelto il pareggio di bilancio in Costituzione? Sono venisse a pagare Prodi il pareggio di bilancio in Costituzione. Quello che non permette a questo paese di poter decidere se vuole investire in sanità, se vuole investire in cultura, se vuole investire nella scuola. Il diritto alla scuola. C'era una signora prima lì che tentava di parlarmi di questa cosa, purtroppo poi arrivi, devi parlare, devi ascoltare. È vero, non abbiamo più il diritto alla scuola. Quello che ci stanno dicendo in questo momento è che non servono ingegneri, non servono avvocati, non servono dottori. A questo paese gli servono i panettieri. E allora io ti posso dire una cosa: se dopo che mi sono presa una laurea in lettere io vado a far panettiere, so affari mia, ma tu non mi puoi precludere di andarmi a prendere una laurea in lettere e di credere in un futuro. I nostri giovani se ne sono andati tutti, ma chi le paga le pensioni? Perché hanno dovuto mettere le pensioni a 70 anni? Perché non c'è nessuno che le paga, non c'è nessuno più che contribuisce all'economia di questo paese. E quanto può durare tutta questa storia? È già finita. E allora io... è vero, vado là dentro e strillo perché non puoi stare seduto a 2 metri Giovanardi. Io questa cosa la racconto perché sono rimasta sconvolta. Noi abbiamo affrontato al Senato quello che era il provvedimento sulla non discriminazione degli orientamenti sessuali. Signori, io sono una persona moderna, a me se due uomini si amano, se due donne si amano, ma so contenta, ma amati, ma piuttosto che fasse la guerra e piassaccarci in culo, ma so contenta se tu ami un altro anche che sia del tuo sesso. E allora prendo questo provvedimento e leggo: non bisogna discriminare gli orientamenti sessuali, non bisogna discriminare gli omosessuali, i transessuali. E poi leggo l'emendamento del Giovanardi, dove mi dice: non si possono discriminare in quanto orientamento sessuale i pedofili. Giovanardi. Io chiudo il provvedimento, ho detto: cazzo, stavolta ho letto male io, ci posso credere.
riapro il provvedimento, lo rileggo e Giovanardi crede che la pedofilia sia un orientamento sessuale. Allora tu te alzi e gli dici: Giovanà, scusa una cosa, non è un orientamento sessuale, è un reato. E non solo, io non è che non lo voglio discriminare, io se incontro un pedofilo gli voglio fare una faccia così. E allora chi sono le persone che ci hanno governato fino ad oggi? E allora che cosa ha fatto il movimento fino ad oggi? Il movimento si è dovuto difendere da questa gente che ci ha governato. Ma voi ci pensate che se noi non stavamo là dentro, noi rischiavamo che qualcuno approvasse uno di questi emendamenti, come abbiamo visto approvare dopo che abbiamo fatto una lotta incredibile per avere 7 e 12 anni per quello che era la pena per lo scambio elettorale politico mafioso, perché ci garantiva l'interdizione ai pubblici uffici? È passato dall'altra parte, dalla Camera. Abbiamo detto: cavolo, alla Camera il PD c'ha la maggioranza assoluta, è fatta. L'emendamento che chiedeva Falcone, quando si riempiono la bocca della lotta all'antimafia, quando dicono le commemorazioni, arrivano di là. Un giorno si incontrano Napolitano con un pregiudicato, con Berlusconi, e il giorno dopo si incontrano Renzi con Verdini, e magicamente alla Camera vengono accettati tutti gli emendamenti di Forza Italia, le pene vengono ridotte, 4 e 10 anni, vengono mistificate le parole, viene depotenziata la norma, viene rimesso in moto il meccanismo, perché si andava a elezioni, signori. E se io qui oggi vedo tanti cittadini che probabilmente votano il Movimento 5 Stelle, a quelli gli erano rimasti che i mafiosi per farsi votare, e allora dovevano dare il contentino, dovevano dare la prebenda, e funziona tutto così, tutta la pubblica amministrazione, siamo stati governati da gente mediocre, che intorno si è messa altra gente ancora più mediocre, in maniera che non sfigurassero, e oggi noi abbiamo tutti i direttori sanitari, i grandi manager, a 400.000 euro all'anno, noi abbiamo il segretario del Senato che prende 420.000 euro, 420.000 euro in un anno, io ne prendevo 11.000 in un anno. Noi abbiamo la gente che sta pensionata dai 9 ai 90.000 euro. E allora, quando abbiamo detto il reddito di cittadinanza, non è lo slogan elettorale, è la dignità di una persona, perché io non ce la faccio a chiudermi a casa oggi fortunata dei miei 3.000 euro e non pensare che io vivo a Torre Maura, lì c'è la fame, signori, e c'è sta una mamma che dorme dentro una macchina con una bambina. E che paese siamo diventato? Che paese siamo? Ti metti a dormire a casa perché ancora sei fortunato, perché ancora lavori, perché ancora c'hai la pensione di nonna poi, perché ormai viviamo così, no? Ti serve nonna. Nonna se la teniamo tutti cara, guai se muore nonna perché finisce la pensione, signori. E questo è il nostro welfare, il mio welfare è mia madre, che gli lascio mio figlio, è mia sorella, è mio cugino, e siamo tutti messi così, tutti indistintamente. E io non l'ho cambiata la mia vita, non l'ho cambiata perché il giorno che risolvo il mio problema, il mio, non mi ricordo più il vostro. E allora, quando ho dovuto scegliere se restituire 65.000 euro o pagarmi il mutuo dei 50.000 euro, li ho restituiti, signori, e oggi mi pago il mutuo. E allora, quando dicono le riforme, mica ci vuole tanto, eh? Vogliamo diminuire i costi della politica? Basta una legge ordinaria, da oggi a domani. Ti dici che invece di guadagnarne 14.000 euro ne prendi 3. Quanto ci vuole? No, non si può fare. Avremmo dovuto fare la legge sul rimborso elettorale. Buffonata. Se riprendono esattamente tutto quello che avevano, sapete, anche una cosa veramente indegna? Che di solito un decreto legge va in vigore nel momento in cui viene presentato. Lì hanno messo che le spese elettorali postali sarebbero entrate in vigore dal 1 giugno, guarda un po', andiamo a votare il 25 maggio, quindi tu entro il 25 maggio tutte le letterine che arriveranno dentro la posta con vota Tizio, vota Antonio, ve le siete pagate, le avete pagate voi con le vostre tasse, perché certo non ci avevamo niente di più importante da fare. E allora questo tour si chiama Vinciamo Noi, e vinceremo veramente, signori, perché non c'è alternativa. Io, se questo non sarà un 37%, ma io il 51%, ma il 100%, ma chi cazzo devono votare? Ma chi devono votare ancora? Chi volete votare? Anche perché, fino a prova contraria, se tu decidete fatti l'affari tuoi, e a me non mi togli niente, Dio di Dio, fatti l'affari tuoi.
Ma se tu decidi di continuare a dare la fiducia, a dare il tuo voto a questa gente, e il tuo voto dipende che io mi ritrovo questi al potere che mi si sono magnati la vita e che vogliono continuare a farlo, e se permetti un pochettino con te che l'hai votati, mi potrà rodo o no? O te devo di grazie? E allora noi siamo l'ultima diga davanti a una rivoluzione. Questa è una rivoluzione, questa è una guerra pacifica, una guerra democratica. Siamo entrati là dentro con un voto, siamo entrati là dentro con i banchetti, giorno dopo giorno, informando, come dice Beppe, in maniera gandiana, senza strillare, non lo posso dire io poi proprio, non lo posso dire, e non gliela faccio, mi incazzo perché mi sento presa in giro. Perché non c'era bisogno, non c'era bisogno di ridurre questo paese così, non c'era bisogno, ma perché? Ma che t'avemo fatto? Ma lavoriamo tutti, ma noi siamo un paese di gente che si è fatta un mazzo tanto. Io me li ricordo i miei genitori, me li ricordo che hanno lavorato una vita per darmi a me un'istruzione, per lasciarmi una casa. Mo se poco poco te muore tuo padre e te lascia una casa, te prende in corpo, perché non sai come fa, non sai come fa, perché addosso ti si scatena lì, mulici, atasi, cazzi, mazzi. Oh! Ma allora, ma questo è quello che abbiamo proposto per il futuro e quello che guardiamo del nostro passato. Non solo ci stanno a togliere il futuro, ci stanno facendo rinnegare anche il nostro passato. E allora ve lo chiedo, non vi ho mai chiesto niente, anzi vi devo ringraziare perché nonostante 7 giorni in ospedale, che poi l'unica cosa che mi hanno detto, signora, ma lei è un pochino stressata, filino, è proprio una cosetta così, ringraziando Dio non avevo niente, era solamente forte stress, mi sono fatta 7 giorni in ospedale per forte stress. E allora vi ringrazio per avermi dato comunque un anno nel quale sì, nel quale ho vissuto quello che mai avrei potuto sperare nella vita, di essere parte integrante di un cambiamento, parte integrante della storia, né più né meno di come lo siete voi. Ogni vostro voto fa parte di una storia, fa parte della storia che stiamo cercando di riscrivere e di ricostruire. E allora sì, il 25 maggio è un voto importante, perché è un voto senza una legge elettorale vergogna come quelle che propongono in Italia, è un voto con un proporzionale puro, dove ci sarà lo specchio del paese. Signori, io ho voglia di sapere non tanto chi vince, ma ho voglia di sapere chi c'ho accanto. Ho voglia di girarmi e di sapere se accanto c'è una persona che vuole cambiare questo paese o se accanto c'è un colluso, c'è un corrotto, perché questi sono quelli che ci rappresentano. Chi vota PDL dopo che se siamo bevuti Berlusconi, dopo che è scappato dell'Udri? Che cazzo voti? Stai a votare un delinquente, quindi un filino delinquente ci sei pure te se ti riconosci lì in mezzo. Chi vota il PD? Chi stai a votare? Un buciardo! Quindi un po' buciardo sei pure te. E signori, io con i delinquenti e coi buciardi non ci voglio avere niente a che fare. E voglio sapere questo paese. E voglio sapere questo paese invece da chi è composto. Io faccio un esempio, l'altro giorno ero a Terni, c'avevo la borsa, mi dovevano fare un'intervista, c'era una ragazza lì, io non la conoscevo, gli ho detto che ma reggi la borsa. Io ho dato la borsa, mi sono spostata dei 20 metri, sono andata a fare l'intervista, sono tornata, incredibile, ho ritrovato la borsa. Che uno non ci pensa, ma è questa la cosa incredibile che sta accadendo. Questa è una comunità. Un ragazzo mi ha scritto una cosa su Facebook, mi ha detto, sai, sto a fare una prova, vado in giro e chiedo chi voti. Quando me lo chiedono a me, gli rispondo, voto per l'onesti. E tutti quanti mi dicono, oh, allora voti per Grillo, bravo, vai. E quell'altri mi dicono, no, ancora con Grillo. Però quando dico onesti, capiscono tutti che voto per Movimento 5 Stelle ed è questa una rivoluzione. Fatemi la gentilezza, questa ve la chiedo come un favore personale. Indubbiamente io lo rivedo Renzi, e se il 27 rivado dentro al Parlamento, dopo che il Movimento 5 Stelle avrà dimostrato di essere il primo partito in Italia, io voglio vedere Renzi e gli voglio dire, scusa un po', ma te, ma chi rappresenti? Questa è l'unica cosa che vi chiedo, un voto per voi. Signori, vinciamo noi, su questo non c'è dubbio. Grazie dell'accoglienza, grazie Latina. Grazie a te. Ecco. Grazie. Grazie Paola. Allora, io vi rubo 2 minuti per ricordarvi che tutto questo che siamo riusciti a organizzare oggi è grazie al volontariato di cittadini come voi, che in un mese di tempo si sono dati da fare veramente
per ottenere permessi e quant'altro. Quindi questo vi dovrebbe far capire che la partecipazione è la base del movimento. Adesso un'altra cosa. Quando abbiamo deciso di ospitare questo evento, abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i 14 candidati per la nostra circoscrizione, parlo delle elezioni europee, e li abbiamo invitati. Di questi 14, ovviamente immaginate che la circoscrizione Europa, quindi Lazio, Marche, le regioni limitrofe, cioè Toscana, è un po' difficile farli muovere. Quindi al nostro invito hanno aderito in 5, Giusy Campo, Dario Tamburrano, Giovanni Ghirga, Fabio Massimo Castaldo e Bianca Maria Zama. Al momento è presente, è arrivato soltanto Giovanni Ghirga. Noi abbiamo predisposto un gazebo, il primo, o sarebbe l'ultimo dalla fila dei gazebo, quindi qualsiasi cittadino che volesse intrattenersi con lui per conoscerlo, per approfondire un attimino le tematiche e i 7 punti che il Movimento 5 Stelle abbraccia per le elezioni europee, si può tranquillamente avvicinare e interagire con lui. Adesso invito la deputata Roberta Lombardi. Stai attentissima che ti scivola. Mi hanno detto di stare molto molto attenta perché non vorrei trovarmi domani in qualche copertina di giornale un po' spiaggiata da qualche parte. Grazie della presenza, dell'invito, appunto della vostra presenza nonostante le avverse condizioni atmosferiche. Va visto che a noi la pioggia porta bene, abbiamo detto campagna bagnata, campagna fortunata, e quindi anche questa sarà un successo. Io sono Roberta Lombardi, romana, 40 anni, mamma di 2 bimbi, uno di 2 anni, il maschietto, e la piccola di 4 mesi. Praticamente io ho iniziato la mia gravidanza il giorno del tweet di Letta che diceva che aveva abolito il finanziamento pubblico ai partiti, e l'ho finita prima che effettivamente in aula arrivasse la finta abolizione del finanziamento pubblico. Ho fatto prima a fare una figlia che è un partito a far finta di abolire il finanziamento pubblico. Questo per farvi capire un po'. E non ci voleva tanto, perché come diceva Paola, bastavano prenderli i soldi come abbiamo fatto noi, 42 milioni di euro dei soldi dei cittadini che nel 93 hanno detto noi non vogliamo più finanziare i partiti. Noi non li abbiamo presi perché per noi la volontà di noi cittadini è sacra. Quindi non ci voleva una finta abolizione, quindi l'ennesima presa in giro dopo che con il referendum hanno abolito il finanziamento e dopo un mese era ricicciato come rimborsi. Non ci voleva una legge, bastava semplicemente non passare alla cassa come abbiamo fatto noi. Quindi questa è la differenza tra cittadini che fanno la politica per i cittadini e i partiti che fanno politica per gli affaracci loro e dei loro amichetti che in quelle posizioni li hanno messi finanziando le loro campagne elettorali. Che cosa vuol dire alla fine essere dei cittadini all'interno delle istituzioni? Significa semplicemente magicamente ritornare protagonisti del tuo destino. Tu hai una casa, una proprietà, hai un amministratore a cui hai affidato le chiavi di questa proprietà per anni. Questo amministratore sistematicamente, gradatamente ha spogliato questa proprietà di tutto, e adesso c'ha le chiavi di casa e ti vuole neanche far rientrare. Questa è la politica dei partiti. Quindi noi adesso, con la costanza, col sacrificio, perché spesso è un sacrificio tornare a casa stanchi dopo una giornata di lavoro, chi è ancora fortunato, perché ormai è diventata una fortuna e non un diritto lavorare, chi ha ancora questa fortuna, arrivare a casa e dire mi devo occupare anche della cosa pubblica. Perché? Perché è importante? Perché la cosa pubblica non è la cosa di nessuno, è la cosa di tutti noi. Questa piazza, questa strada, questi palazzi, il municipio, i servizi che ci offre, che ci agevolano la vita tutti i giorni, sono la nostra vita. Non stiamo parlando di nient'altro che la nostra vita. La politica è la vita dei cittadini, è il lavoro. E se perdi il lavoro, avere un'indennità di disoccupazione. Noi abbiamo studiato i modelli degli altri, abbiamo presentato il reddito di cittadinanza. È la possibilità
di avere una pensione dopo una vita di lavoro, è la possibilità di poterti permettere di fare una famiglia, di avere dei figli, di mandarli a una scuola che li faccia diventare delle persone pensanti e non un popolo bue. Significa che hai una rete di welfare se ti capita di dover aver bisogno di assistenza, avere un'assistenza sanitaria se stai male. Questa è la politica, cioè non è... Ci hanno fatto pensare in tutti questi anni che fossero i massimi sistemi e delle specie di entità sovrannaturali sopra di noi che decidevano concetti metafisici, che però si traducevano in fregature per i cittadini, perché alla fine questo è stato, cioè io mi ricordo a 40 anni, io in 40 anni, diciamo più o meno dai miei 18-20 anni, sono 20 anni che sento parlare di riforme, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della sanità, la riforma della scuola, la riforma della pensione, la riforma del lavoro. Ma che hanno fatto in questi anni? Voi avete percepito un cambiamento se non in peggio delle vostre vite? Vorrei sentire che ne pensate voi. Assolutamente no. Si sta abbassando. Allora adesso vi dico che cosa hanno fatto dei cittadini liberi in un anno di Parlamento. Vi do alcuni degli esempi delle cose che abbiamo fatto e poi vi chiedo anche come avreste votato voi. Allora io vi dico, no, perché poi spesso e volentieri uno dice, adesso il mantra del momento è che il Movimento 5 Stelle non ha fatto nulla in questo anno, salvo arrampicarsi sul tetto. Ora, a parte che io sono fiera di essermi arrampicata su quel tetto per difendere la nostra Costituzione, e per me è un vanto, a parte questo, abbiamo fatto con dolcezza e con metodi persuasivi tipo ricattarli che non li avremmo fatti uscire dall'aula se non ci avessero votato i pacchetti di emendamenti che avevamo presentato, siamo riusciti ad esempio a far approvare due emendamenti a favore delle piccole imprese. Perché le piccole imprese? Perché le piccole imprese sono il tessuto economico del nostro paese. Tessuto economico sano significa lavoro, significa reddito, significa una vita dignitosa per tutti. Quindi andare a pensare di fare delle operazioni di questo tipo significa che tu stai progettando un paese con un sistema economico sano, con un tessuto lavorativo sano. Non fai la paghetta degli 80 euro sotto elezioni perché così ti fa comodo comprarti il voto, ma intervieni con una misura strutturale che non è momentanea. C'era un proverbio che diceva non dare a un uomo un pesce oggi, ma insegnagli a pescare. Se noi avessimo avuto veramente i 10 miliardi che servono per coprire questi fantomatici 80 euro in busta paga per determinate categorie di reddito e di lavoratori, se noi avessimo avuto questi 10 miliardi significava mettere in sicurezza un quarto del nostro territorio, significava riprendere tutti quegli artigiani, quegli operai che adesso sono a spasso, dargli un lavoro, ma non oggi, dargli un lavoro a lungo gettito, e quindi ridare lavoro, ridare reddito, ridare dignità. Questo è avere un progetto politico. Dare la paghetta significa fare voto di scambio ed è diverso. Noi che abbiamo fatto? Che abbiamo fatto come emendamenti per le imprese? Due emendamenti di buon senso. Abbiamo detto, se tu sei un'azienda che si prende i soldi dei contributi pubblici, quindi pagati con le nostre tasse, per risistemarti, insomma, il tuo modello, per aggiornare il tuo business, eccetera, eccetera, e poi prendi e delocalizzi, cioè prendi la tua azienda e vai a fare più profitto all'estero, quindi non sei un'azienda in perdita, non sei un'azienda che sta male, ma sei un'azienda semplicemente che vuole avere più fatturato a fine anno, più margini di profitto a fine anno, tu quei soldi, tu lo puoi fare, sei un imprenditore, la libertà imprenditoriale è ancora sancita dalla nostra Costituzione, però restituisci la cassa, perché tu ti sei rimesso in piedi con i soldi dei cittadini, quindi se te ne vai e porti il lavoro all'estero, i soldi dei cittadini li rimetti ai cittadini. Questo è stato un emendamento del 5 Stelle, nessuno ne ha parlato, ma è legge, grazie ai cittadini del Movimento 5 Stelle. Un altro emendamento che abbiamo approvato, sei una impresa fornitrice dello Stato,
bene o male ci abbiamo talmente tanti enti pubblici, società partecipate più o meno utili, aziende sanitarie locali, eccetera eccetera, che insomma, molte imprese lavorano con lo Stato. Vanti un credito, ma magari hai anche una cartella esattoriale per qualche motivo. E la cartella esattoriale significa che Equitalia un giorno all'altro potrebbe venire e chiuderti l'attività, requisirti capannoni, locali, beni strumentali, eccetera, eccetera, e tu quindi hai chiuso la tua attività e non la riprenderai più perché la situazione economica è questa. E quindi noi che abbiamo detto una cosa semplicissima, io ne ho sentito parlare per anni nei talk show: se un'impresa ha un credito e un debito nei confronti della pubblica amministrazione, si compensano. Te devo 100, mi devi 50, facciamo a compensare. È rivoluzionario questa cosa, ci volevano gli scienziati del Movimento 5 Stelle per proporre una cosa del genere. Siamo riusciti a farcela votare, adesso è legge. Questa è un'altra cosa, le aziende non chiudono, possono continuare a lavorare, magari se hanno ancora un debito lo possono ripagare, non si perdono posti di lavoro. Un altro esempio, un emendamento di un mio collega contro gli effetti d'oro della pubblica amministrazione. Noi paghiamo ogni anno tutti gli immobili della pubblica amministrazione in tutta Italia più o meno 22 miliardi di euro di canoni di locazione. Spesso e volentieri, primo, hai un demanio pubblico che potrebbe essere utilizzato per fare gli uffici degli stessi enti pubblici che magari pagano fior di quattrini nostri a quelli da cui hanno preso i palazzi in locazione, e poi comunque non è detto che stai spuntando il miglior prezzo di mercato. Noi abbiamo a Roma un tizio che si chiama Scarpellini, che si è comprato i palazzi Marini, che sono i palazzi dove la Camera dei Deputati ha gli uffici di noi deputati. Praticamente è andato dalle banche, perché poi il giro, cioè se ci vado io e chiedo mutuo dalla banca mi fa praticamente il pernacchio che parte qua e arriva fino là. Se invece va un signore che ha evidentemente gli amici giusti, gli danno tanti milioni di euro tali da comprarsi due palazzi antichi nel centro storico di Roma, senza bisogno di dare soldi, perché tanto quei mutui li pagheranno i cittadini con i canoni di locazione che paghiamo a questo signore per questi palazzi. Cioè, geniale, questo è il capitalismo all'italiana. A Roma si dice anche fare il frocio col culo degli altri, scusate, non è molto politically correct, ma rende bene l'idea, insomma. Grazie all'emendamento del 5 Stelle che è passato, adesso un'amministrazione pubblica che paga un prezzo non congruo, non conveniente per un affitto, può rescindere il contratto tranquillamente, cosa che prima ci hanno detto non si può fare, perché noi la prima volta che siamo entrati abbiamo detto quanto paghiamo per questi cosi? X milioni. Vabbè, ma scusa, il palazzo accanto a metro quadro, il canone di locazione è la metà, perché dobbiamo pagare? No, il contratto è irrescindibile. Cioè, è una condanna a morte praticamente. Allora abbiamo detto va bene, facciamo una legge che prevede la possibilità di rescindere questo contratto. Abbiamo avuto bisogno di la stampa che ci aiutasse a sensibilizzare l'opinione pubblica. L'opinione pubblica, per fortuna, almeno sui soldi ancora non è distratta, si sono incazzati tutti e questi sono stati costretti a farci passare questo emendamento. Perché con la dolcezza si ottiene tutto, insomma. Quindi quando vi dicono che i cittadini all'interno delle istituzioni non fanno nulla, mentono sapendo di mentire, ma d'altronde abbiamo il grande menzognere, insomma, come Presidente del Consiglio. Noi adesso abbiamo questa straordinaria possibilità il 25 maggio, ci sono degli altri cittadini come eravamo, come siamo veramente, perché io comunque stamattina stavo facendo la spesa che non ho fatto tutta la settimana, quindi per dirvi che cittadini normali poi trovano anche questa specie di doppia vita tra l'organizzazione del menage familiare, oddio i bambini, le nonne, le organizzati, devono fare la spesa, oddio il frigo è vuoto, no allora le scorte, avrò finita la carta igienica, oddio, fai tutti questi pensieri e nel frattempo però magari dici vabbè a mezzogiorno c'ho l'incontro col Presidente della Repubblica, poi a luna mi aspetta l'ambasciatore americano, perché questo è quello che succede, però nello stesso tempo ti dà la dimensione di quanto innanzitutto le persone che fanno politica devono essere persone normali, devono essere, come diceva Paola, le persone che provano sulla loro pelle quegli stessi problemi per i quali loro propongono le soluzioni.
Non puoi dire di avere un problema in tasca se tu quel problema, se una soluzione in tasca se tu quel problema non lo conosci. Per questo poi è importante che in Europa ci mettiamo dei cittadini che non hanno i condizionamenti delle lobby, che non hanno i finanziatori a cui dire grazie per averli messi in quelle posizioni e quindi poi essere ricattati da loro perché dice io ti ho messo là e se tu non, dice, come se, a Roma si dice come te, aspetta, te, come te ci ho messo te ci tolgo praticamente. Quindi è importante che loro vadano in Europa, noi tutti andiamo in Europa attraverso questi portavoce, andiamo a rinegoziare delle condizioni che incideranno profondamente sul nostro futuro a partire dall'anno prossimo. Dall'anno prossimo, per un trattato, a un'unione, di un'unione economica di cui noi non abbiamo saputo nulla se non a giochi fatti, noi oltre alla finanziaria normale avremo un taglio di 50 miliardi di euro. Secondo voi dove li prenderanno questi 50 miliardi di euro? Dalle chiappe nostre. Ecco, il signore ha detto, cito, non sono io a dirlo, dalle chiappe nostre, ok? E diciamo che il posto è esattamente quello, significherà meno sanità, ancora di meno, cioè noi siamo tutti nella regione Lazio e già sappiamo che quali sono i disservizi o gli servizi inesistenti della sanità in questa regione. Sappiamo che i nostri figli avranno sempre meno scuola, sempre meno, saranno sempre meno istruiti e quindi saranno sempre meno in grado di coltivare un pensiero critico, meno sicurezza per i nostri figli perché le scuole ci cadono in testa, avremo più privati che gestiranno servizi pubblici essenziali tipo l'acqua, tipo l'energia, tipo il trasporto pubblico. Questo è quello che ci aspetta. Invece noi mandiamo dei cittadini liberi in Europa ad andare a ritrattare queste condizioni e dire signori, voi avete il nostro debito pubblico, o ci sediamo intorno a un tavolo, ne parliamo civilmente e ritorniamo ad essere una comunità solidale perché noi la fine della Grecia non la vogliamo fare, o se no il nostro debito pubblico diventa un problema vostro. Abbiamo la forza e la libertà di cittadini liberi che possono andare e rinegoziare queste condizioni e abbiamo il dovere morale di decidere il 25 maggio se continuare a essere sudditi o tornare a essere cittadini liberi. Questa è una scelta che dobbiamo fare insieme. Ognuno di voi può mettersi in movimento, può arrivare a casa la sera, non accendere quella maledetta scatola che è il televisore, andare su internet e vedere di capire che cosa sta succedendo della sua vita, quali decisioni sono state prese quel giorno. Lo so, è stancante la sera pensare, oddio, invece di mettermi là bello col telecomando a casa mi devo andare a procurare le informazioni, ma sono le informazioni che servono alla tua vita, essenzialmente alla tua vita e dei nostri figli. E dei nostri figli, assolutamente. 25 maggio, da qui al 25 maggio adottate un indeciso, prendete una persona che conoscete che magari non va a votare da tanti anni perché pensa che tanto nulla cambierà ed è una menzogna, ditegli che cosa hanno fatto in un anno dei cittadini, anche più in un anno perché in alcuni comuni siamo entrati da prima, nella regione vabbè un anno come perché le elezioni sono state contemporaneamente. Ditegli che cosa possono fare dei cittadini liberi per gli altri cittadini. Da qui al 25 maggio e anche dopo, ma adesso abbiamo questo traguardo del 25 maggio, possiamo decidere che fare delle nostre vite. Quindi responsabilizziamoci tutti, mettiamoci tutti in movimento, ognuno dia il suo, non votate movimento se non siete disposti a giocare almeno 5 minuti del vostro tempo per voi stessi e per la cosa pubblica. E così, signori, vinciamo noi! Non siamo il partito, non siamo la casta, siamo cittadini, punto, basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Eccoci qua, adesso invito la nostra portavoce alla Camera dei Deputati, Carla Ruocco. Grazie. Dopo le mie colleghe che hanno parlato in maniera così chiara di quello che abbiamo visto, cosa dirvi di più? Io posso sintetizzare quest'anno che ho trascorso in questo modo, se veramente tutti voi, tutti gli italiani conoscessero quello che abbiamo visto noi,
altro che sondaggi, noi dovremmo avere il 102%, perché veramente quel palazzo si può chiamare il palazzo dell'ipocrisia. Io pensavo di essere poi intollerante all'ipocrisia, ma non fino a questo punto. Io vado al manicomio quando vedo una presidente della Camera così che si scandalizza perché Franco Battiato ha detto una parola, una parolina, per carità, non può essere assessore, si dimetta subito, è sessista. E poi che succede davanti ai nostri occhi? Che una donna, una mamma, come me, come le colleghe che mi hanno preceduto, come tante di voi, nel difendere i soldi di noi cittadini, nel difendere 7 miliardi e mezzo che hanno regalato, dei nostri soldi che hanno regalato alle banche private, davanti alla stessa Presidente della Camera, viene presa a botte. Vedere la Presidente che si gira dall'altra parte. E vederla ghigliottinare subito dopo la voce dei cittadini, allora ti sale veramente. Dice, voi siete arrabbiati? No, di più, noi siamo offesi, noi ci offendiamo quando ci sbattono in faccia 80 euro che poi non sono 80 perché sono falsi, ti dicono solo una posta di bilancio. Dall'altra parte non te lo dicono che te ne tolgono 100, ma noi ormai sto gioco l'abbiamo capito. Allora noi siamo offesi che ci comprano per pochi spiccioli. Sapete cosa hanno scritto sopra l'Italia da quando ci hanno fatto entrare in Europa, nella loro Europa, non nell'Europa come la vogliamo noi? Hanno scritto vendesi sul nostro paese, sui nostri figli, sul nostro futuro. Noi quel cartello lo andiamo a stracciare, quanto è vero il Dio in Europa, glielo andiamo a stracciare in faccia, perché noi non siamo in vendita, noi non siamo in vendita, non c'è prezzo per comprare la nostra dignità. Con il Movimento 5 Stelle i cittadini hanno riacquisito la loro dignità e non hanno alcuna intenzione di rivenderla, mai più, mai più. Voglio vedere che Roberto Mancini, un poliziotto che ha scavato con le sue mani nella terra dei fuochi per venirci a raccontare il cancro e il veleno, deve morire così, nel silenzio, mai più. Mai più. Gente che pensa di nominare Falcone e Borsellino. E poi che fa? Praticamente depenalizza, perché le pene sono ridotte al minimo, lo scambio politico mafioso. Mai più! Andate via! E siete fortunati che diciamo andate a casa, dopo quello che avete combinato. Debiti e mondezza ci lasciate. Ma noi non ci perdiamo d'animo, perché noi le risorse ce le abbiamo. Noi le maniche ce le rimbocchiamo, perché il nostro paese esiste ancora. Mi dispiace. Pensavano di averla distrutta prima, la nostra cultura. Quando vado a scuola dei miei figli, l'altra volta mio figlio doveva andare in bagno alle 11 del mattino. Mi ha raccontato, sono andata a prenderla alle 4 e mezza a scuola. Ma guardato, dice, mamma, devo andare in bagno. Dice, perché non ci sei andato? Dalla mattina che doveva andare in bagno. No, perché il bagno era rotto e poi non c'era né la carta igienica e né il sapone. Quindi è dovuto scappare a casa, un bambino dalla mattina alle 4:30 del pomeriggio. Io sono offesa che questo riserva ai nostri figli, non sono incazzata, sono offesa. E poi vedere loro che i loro figli danno 2-3 incarichi e il tempo indeterminato se lo conservano per loro, a noi una massa di povertà, una massa di precariato, una massa di disperazione. Ma ve lo sognate? Ma troppo bene vi è andata finora. Mi dispiace, avete troppo approfittato, avete allungato troppo la mano. Adesso basta, ci avete lasciato neanche più l'osso. E no, troppo bello. Siamo arrivati, forse un attimo prima siamo arrivati, ma siamo arrivati. Si dice meglio tardi che mai, ce ne siamo accorti del vostro trucco. Non basta più venirci a raccontare che ce ne date 80 euro, perché i conti ce li facciamo bene.
c'è qualcuno che ci viene a raccontare che l'IMU oggi si chiama TASI, che dicono ti tolgo l'IMU, ma non dicono ti metto la TASI, ti dicono ti diamo 80 euro sull'IRPEF, ma non ti dicono che ti tolgono la detrazione del coniuge. Invece no, adesso c'è qualcuno che puzzle lo dà completo e dice guarda questo è il quadro, questa è la situazione. Però fortunatamente abbiamo la possibilità di fare una scelta, di prenderci le nostre risorse con dignità. Quanto ci hanno lasciato? 1, 2, 100? Non importa. Noi quelle lì ce le prendiamo, con dignità, con orgoglio, col cervello che abbiamo ancora in testa. E pezzo per pezzo, noi questo paese lo ricostruiamo. Io sono sicura. Sono sicura perché sembrava impossibile. Io quando me li vedevo in televisione, quella gente, vedevo delle ministre, della gente molto più ignorante di me, persone che non si sanno fare i conti. Io fortunatamente ho avuto la possibilità di studiare, ho fatto le scuole pubbliche, ho fatto l'università pubblica. Lo dico con orgoglio. Non ho avuto bisogno che i miei genitori pagassero di più di quanto dovuto, perché non sono una ragazzina, quindi ancora forse le scuole e l'università erano più decenti di adesso, delle scuole dei miei figli. E questo è stato il motivo per cui sono stata spinta qui in politica, perché ho capito che le persone oneste non avevano più spazio e che la gente squalificata, che non capiva niente, si piazzava lì in televisione a dire cazzate, a raccontarmi cazzate. E io dovevo zitta lì vedere delle ministre che, con tutto il rispetto per le ballerine, per carità di Dio, poi tra l'altro è un lavoro anche più che dignitoso, però non puoi poi il giorno dopo stare lì a decidere tu del mio futuro senza chiedermi nulla, senza chiedermi niente, ed essere arrivato lì chissà per quale motivo e avere dietro un sistema che ti copre, un sistema che a me costa miliardi. No, mi dispiace. Tu la mattina ti svegli, accompagni i bambini a scuola come tutti quanti gli altri, ti rendi bene conto di come gira la realtà e lì ci arrivi perché sei una persona tra tutte quante le altre e perché vuoi che le persone come te abbiano davvero un futuro. Non sei un gradino più in alto, io qua sto sui gradini ma soltanto per farmi vedere meglio perché devo parlare, ma non mi sento affatto in una posizione privilegiata là dentro. Io là dentro mi sento una persona che si deve rimboccare le maniche così la mattina e farlo in fretta, perché di tempo ce n'è poco e perché io voglio vivere in un paese che abbia un futuro, che abbia una dignità e che abbia una grande storia. E noi dal 25 maggio scriveremo una bellissima pagina della nostra storia. Ciao. Allora, proseguiamo con la nostra portavoce al Consiglio regionale del Lazio, Gaia Bernarella. Mi rivolgo a loro. Abbiamo due scalini, che è stato interessante. Buonasera a tutti, grazie, è veramente un piacere tornare dopo un anno qui a Latina, una città che ci ha portato veramente molta fortuna nelle scorse elezioni e speriamo di replicare questa fortuna anche con le europee, perché è veramente importante. So che le ragazze, le nostre deputate, sono state molto convincenti, mi hanno spiegato l'importanza di essere ben rappresentati. Fino ad oggi l'Europa per noi è significata soltanto una cosa, degli obblighi, delle tasse, delle scelte che non erano sicuramente per la maggior parte dei casi inerenti con la storia del nostro paese. Noi siamo un paese del Mediterraneo, quindi abbiamo sicuramente una storia diversa, una cultura, delle caratteristiche diverse da quelli che sono le grandi potenze europee. Però fino adesso abbiamo anche avuto dei rappresentanti che sono andati lì solo ad alzare le mani,
senza studiare minimamente quello che succedeva e quali sarebbero state le conseguenze e i risultati per il nostro paese, per la nostra agricoltura. E potrei fare milioni di esempi per la pesca, per tutto ciò che riguarda la nostra economia, per le nostre piccole imprese, perché noi non abbiamo grandi industrie da foraggiare, ma dobbiamo invece pensare a quello che muove la nostra economia. E quello che muove la nostra economia sono le piccolissime imprese, sono le imprese familiari, quelle imprese che chiudono ogni due giorni perché non riescono ad andare avanti. E noi ne vediamo tante di queste storie. Voi sapete benissimo che i nostri uffici sono aperti, quindi noi in continuazione ascoltiamo storie di persone disperate che non sanno come arrivare a fine mese. E noi le soluzioni ce le abbiamo, le proponiamo, le coperture, i ragazzi sanno benissimo che ci sono, vi spiegano in continuazione, o almeno ci provano a spiegarvi dove si trovano i soldi per risollevare la nostra economia. E adesso finalmente arrivano questi fondi europei che il PD e non so come chiamarlo, centrodestra, Forza Italia, vabbè, comunque quella gente lì si riempie la bocca dicendo che adesso loro risolveranno il problema dell'Italia grazie ai fondi europei. Ma guardate signori, lasciate perdere, perché se continuate a fare come avete fatto fino adesso è meglio che state fermi, è meglio che fate fare le cose ai cittadini. L'anno 2013 è stato l'anno della partecipazione dei cittadini in Europa. Qualcuno ve l'ha informato? Qualcuno è venuto da voi a chiedervi come volevate che venissero gestiti i fondi europei? Non mi sembra. La partecipazione dei cittadini è una cosa che spaventa i partiti, perché non possono più fare i loro comodi, non possono più andare dalle persone che sono vicine, dai loro amici, dalle loro lobby, dai loro cerchi di influenza, a dire ecco ti abbiamo portato quello che volevi, adesso mi raccomando ai voti che porti al nostro partito. Noi non le vogliamo più questi meccanismi, non vogliamo più queste dinamiche, noi vogliamo andare, decidere, essere partecipi della nostra politica, ma voi dovete farlo. Cioè adesso che inizia il nuovo settennale e inizia la presidenza italiana, abbiamo il dovere e il diritto di essere ben rappresentati in Europa. Abbiamo da poco approvato una delibera in regione, perché sapete i fondi europei passano per la regione Lazio, e io essendo in commissione insieme al nostro staff ci siamo messi lì a studiare punto per punto come verranno chiesti questi soldi, dove andranno i soldi per l'Italia e soprattutto per la regione Lazio, che è tra le due regioni che hanno più che danno più soldi all'Europa e quindi che dovrebbero riceverne di più. Beh signori, qua è uscito fuori di tutto, perché loro sono bravissimi a prenderci in giro. Uno dei temi fondamentali è l'inclusione sociale, cioè andiamo in Europa a chiedere soldi per l'inclusione sociale, ma come loro che fino adesso ci hanno affamato, loro che non ci garantiscono nulla dei diritti fondamentali che uno Stato europeo nel 2014 dovrebbe avere come dati. E parlo del diritto al lavoro, del diritto alla casa, del diritto a avere una vita dignitosa per gli anziani e per i disabili. Loro non sono stati in grado, fino ad oggi, in 20 anni che ci governano, a dare a noi questi diritti fondamentali. Adesso vanno in Europa a chiedere i soldi. Ma sono sempre loro che vanno lì, chiedono i soldi, solamente perché sanno che c'è un gruzzoletto, ma non sono in grado di gestirli, non sono in grado di fare una programmazione, non sono in grado di scrivere un budget chiaro, perché non è possibile che un progetto arrivi in corso d'opera a costare milioni di euro in più, perché devono far mangiare tutti i loro amici. E quindi questi soldi si perdono e l'Italia rimane sempre indietro, perché loro non sono in grado di gestire questi soldi e quando riescono a prenderli devono spartirli con i loro amici e non fanno nulla per noi. E questo è solo un esempio, perché poi potremmo parlare dell'altro grande macrotema su cui l'Europa è impegnata, cioè la riduzione di CO2. Beh, CO2 li riduciamo se smettiamo di dar da mangiare a mostri come inceneritori e discariche.
Noi qui siamo in una zona molto interessata, abbiamo la seconda discarica più grande del Lazio, che viene gestita in maniera illegale da anni, dove c'è un'indagine che ha portato a molti arresti, ma non si fa nulla per ridurre questa situazione. Abbiamo una centrale biogas a Borgo Benzizza che è stato dimostrato da rilevamenti ARPA che ha superato tutti i limiti per quanto riguarda per quanto riguarda l'inquinamento delle falde acquifere, ma anche per quanto riguarda le emissioni nell'aria. E beh, il comune di Latina non si è neanche degnato di sanzionarla, perché che cosa volete? Cioè, questa è l'economia che noi vogliamo. In questo modo noi andiamo avanti. E beh, andiamo in Europa a dire no, noi ci impegniamo a ridurre il CO2. Ma come? Con una mano fate una cosa e con l'altra invece fate l'esatto contrario. Ma credete veramente che noi abbiamo ancora l'anello al naso? Cioè, credete veramente che potete continuare a prenderci in giro in questo modo? Basta, no? Io mi rendo conto che è difficile in una situazione sociale come la nostra credere che la situazione possa cambiare, e però noi lo dobbiamo fare, è il minimo che possiamo fare. Il minimo che possiamo fare è il 25 maggio andare a votare e mandare finalmente queste persone tutte a casa, perché come dicevano le ragazze prima, non possiamo più fidarci di loro, è impossibile, non c'è via d'uscita, dobbiamo per forza di cose cambiare la situazione, la cambiamo con questa rivoluzione democratica che abbiamo deciso di portare avanti, la cambiamo da dentro, vogliamo andare in Europa e dire basta, noi non ci vendiamo più, noi siamo venuti qui per fare esclusivamente quello che i cittadini chiedono, perché quello è il ruolo della politica. Adesso lo facciamo noi, la prossima volta spero tocchi a qualcuno di voi che ci sta supportando, ci sono i ragazzi dei gruppi, dei meetup, gli attivisti che ci aiutano tantissimo, che sono presenti sul territorio e a cui vi chiedo sinceramente di dare una mano, veramente dedicare 5 minuti della vostra vita per fare qualcosa anche voi e per aiutare noi che siamo lì dentro e che siamo sempre disponibili ad ascoltare tutti e a portare la voce dei cittadini, che sono appunto loro che devono dire a noi quello che dobbiamo fare e non viceversa. Ecco, iniziate a controllarci, controllate noi, controllate pure loro e sicuramente le cose cambieranno piano piano, non facciamo grandi rivoluzioni, non facciamo promesse elettorali, ma chiediamo a voi un po' più di impegno. E noi continueremo a mettercelo fino a quando ci sarà data la possibilità di lavorare per voi. Grazie. Allora, come vi dicevo all'inizio, quando abbiamo deciso di programmare questo evento, abbiamo voluto coinvolgere tutti i 14 candidati della nostra circoscrizione per le elezioni europee. Di questi 14 hanno aderito in 5, 3 sono presenti, quindi adesso daremo spazio a loro per presentarsi in modo tale che anche voi possiate conoscerli. Quindi invito qui Giusy Campo. Questa si oppone ad una maggioranza che ricorda sempre. Ti rivedo, ti riprendo. Grazie, ciao a tutti, io mi chiamo Giusy Campo, abito a Roma. Sono di origine palermitana, ma sono cresciuta a Torino perché i miei genitori negli anni 60 sono emigrati lì. Quindi mi sentite questo accento strano solo per questo motivo. Poi da circa 15 anni vivo a Roma. Per lavoro mi occupo di editoria universitaria e sto nel movimento dal 2007, da quando ci fu la prima raccolta di firme per eliminare, insomma, cercare di far andare a casa quelli che erano inquisiti o addirittura erano anche stati già condannati. Lì l'indignazione veramente mi ha colpito e mi ha risvegliato. Ci fu proprio dentro di me un sussulto e mi disse basta, è ora di finirla, bisogna fare qualcosa, non è possibile.
E da lì è cominciato, insomma, il mio impegno nel Movimento 5 Stelle. Poi 2 anni fa è nato un gruppo nel mio municipio, il municipio V di Roma, e da allora, insomma, facciamo parecchie cose sul territorio. Perché dobbiamo votare il 25 maggio? L'Europa ci sembra lontana, magari ci sono molti che dicono: ma l'Europa, ma che mi frega a me dell'Europa, ci abbiamo tanti problemi qua in Europa. E invece no, perché in questo Parlamento dal 2014-2020 in Europa saranno prese delle decisioni molto molto importanti che riguardano il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché saranno poste le basi del futuro fino al 2050. Ci sarà l'agenda 2020, 2030 e 2050. Cosa vuol dire? Che questi signori dovranno decidere, e noi andremo lì a battere i pugni sul tavolo, quale sarà il nostro futuro in fatto di alimentazione, di energia, di sanità, di istruzione, di servizi pubblici, di acqua, di rifiuti, cioè tutte quelle cose che sono la base per la nostra vita nelle città e nelle campagne. Quindi è importante essere lì, perché? Perché fino ad ora ci sono state delle persone che sono andate lì senza mai difendere i nostri interessi, mai. E non solo i nostri interessi di italiani, ma neanche gli spagnoli, i portoghesi, i greci. Non abbiamo mai saputo in questi anni fare fronte comune. Ecco perché è importante anche nel nostro programma questo punto che dice alleanza fra i paesi euro-mediterranei, perché è ora di finirla di un'Europa che è basata sugli interessi della Germania e sugli interessi del nord dell'Europa e dell'est dell'Europa. Basta, esiste anche l'Italia, esiste la Spagna, la Grecia, il Portogallo, mentre invece loro adesso che cosa hanno fatto? Visto che tutti questi anni hanno potuto fare quello che volevano, ci hanno trasformato in un supermercato dove questa gente viene a comprare le nostre risorse a prezzi di saldo, e così si stanno comprando pezzo pezzo tutto quanto, tutto il meglio che noi abbiamo, le nostre migliori produzioni, pezzi del nostro territorio, il nostro turismo, i nostri prodotti agricoli di eccellenza, tutto si stanno comprando, e noi siamo costretti a comprarci la roba fatta in Cina o fatta chissà dove, malamente, a basso prezzo, perché abbiamo tutti quanti, il nostro reddito si è compresso in questi anni, quindi dobbiamo andare a risparmiare. E cosa troviamo sul mercato? Prodotti che arrivano dall'estero, e i nostri, la nostra eccellenza se la comprano loro e se la esportano dove vogliono loro. Non va bene questo. Allora torniamo all'idea originaria di Europa, una comunità di popoli, ognuno autosufficiente dal punto di vista alimentare, energetico, la sanità, l'acqua pubblica, che poi si mette in rete e condivide delle politiche che sono ovviamente volte a stabilire un progresso, a stare meglio. Non che noi dobbiamo diventare come i lavoratori del terzo mondo, sono i lavoratori del terzo mondo che devono diventare come eravamo noi una volta, coi diritti, il salario garantito, un livello di vita dignitoso. Non dobbiamo andare al ribasso, questo io voglio dire. E quindi vi dico, convincete a votare la gente, perché l'Europa è vicina, l'Europa decide il nostro futuro. Vinciamo noi il 25 maggio. Grazie.